tutti cari amici di The Abusive Game. Amici, ma soprattutto amiche di WWE 2K19 di The Abusive Game. Prova e amiche e amici di The Abusive Game e di 2K19. Jake, provate anche voi. C'è il terremoto. Qui è l'artefice Jake in compagnia. Specialista, Michele. Ed è l'eremita Peppino. E vi diamo il benvenuto in questo nuovo JMP di Tra Noi 2.0. Dopo una bella mezz'oretta di prova 1-2, prova 1-2. Stiamo cercando di sistemare un po' i microfoni perché ultimamente, ragazzi, si sente veramente male. Non so perché. Il video va di lento, l'audio si sente male. Quindi cioè, perfetto. Cioè, tutto perfetto, ragazzi. Una cosa fuori di testa. Non so perché. Abbiamo bisogno di vacanze, ragazzi. Appena fatte. Grazie al tu. Qui ricordiamo la classifica, gli amici. La classifica è 21 punti. Il buon Jack in prima posizione, seguito lontanissimo da me a 9 punti. La macchina a 5, non 4 punti, come ha detto alla fine della scorsa puntata. Alla fine della scorsa puntata, come di tutte le puntate del 2019, abbiamo sempre ricordato che Pepino è a 0. Scusa, un po' indietro, ok. Quindi estraiamo il commento fortunato di oggi. Estraiamo. Il generatore randomico che è quello di commenti seleziona no, Luigi no. Luciano Cigliano. Che ha fatto due commenti, caro mio. Ah no, questo qui è la classifica di Tra Noi. Non è il match. Non so, ho voluto fare una classifica. Però non possiamo scegliere. Esatto. Mentre scegliamo Ice in the Cash. Ulla. Devo essere sincero, non l'ho mai sentito. È nuovo. The Shield vs Evolution. Niente teste grosse. Arena WrestleMania 30. Dai. Un altro 3 contro 3. Quindi, ragazzi, lo Shield contro l'Evolution. Abbiamo messo Randy Orton, Triple H del 14. Perché gli altri due non ci piacevano. E Battista odierno. Sì, vabbè, c'è quello odierno. Quindi, cioè, non proprio odierno. Lo però, Shield l'ultimo, penultimo. Mi dà 266. Ok. 266. Più. E l'Evolution 263. Quindi 3 punti per l'Evolution e un punto per lo Shield. Ok, Peppino, devi prendere il bossolotto lì con. Quale? Troppo lontani. Lo so. E vediamo chi sarà il primo a pronosticare. Speriamo che sia Peppino il primo. Bravo. Me lo auguro anch'io. In modo allora, che pesca tranquillamente che possa dire l'esatto opposto. Invece no. La dea bendata è di nuovo dalla mia parte. Io 3, quindi forse mi salvo. Io 2. Ah sì. Vai Michel. Io dico Triple H. Ok. È veramente lui che si salva. Perché pronostica quello che vuole, non tu. No, ma se tu pronostichi quelli. Io è importante che non pronostico quello che dici se tu. Fai lo stesso okay. Mio pronostico, io sono già spacciato. Tu pronosticato? Triple H. Quindi l'Evolution. Team Evolution. Che è 3 punti. Ora che pronostico anch'io Team Evolution. E io dico lo Shield. Posso dire il personaggio? Certo. Randy Orton. Ah, via, ma che sfiga che ho. La settimana scorsa non voleva dire il personaggio. A essere il primo. Oggi voleva lui mi segue a ruota. E io dico Seth Rollins. Dai, ti porti a casa un punto anche oggi. Niente. Vediamo. Niente cose lì, no? Niente di niente. Mettiamo l'arena che lui voleva WrestleMania 30? Non mi ricordo. Sì? Sì, era 30. Ok. No, teste grosse, slancio normale, va bene, possiamo far partire il match. E quindi siamo gli unici in tutto il wrestling web che non hanno ancora parlato di Super Showdown. Non ne parlerei neanche. Io invece vi farei parlare, bene. Voi, soprattutto voi che l'avete adorato. Io neanche l'ho visto, adorato. Non ho avuto tempo di guardarlo. Non ho anch'io, peli sulla lingua, non ho problemi a dirvelo. Anch'io, peli da altre parti non lo dico. Io ho visto. Allora, il pay-per-view iniziava alle 8. Io ho visto il primo match. Non è che devi farmi. Iniziava alle 8. Mentre io sorseggiavo. Alle 8 e 5 iniziavo a guardare. No, non è che. Ecco, adesso sorseggia ancora. Mi hai fatto venire sete. Quindi neanche è entrata assieme. No.
Campione hardcore, tra l'altro. Esatto. Comunque, non mi ricordo bene che il primo match. Qual era il primo match? Forse quello di coppia. Ma chi se ne frega? Ah no, era Rollins contro... Era quello di coppia, era nel pre-show. Credo. Era Rollins contro... Barone il Barone Corbine. Match sufficiente. È finito con un roll-up da parte di Seth Rollins ai danni del Barone Corbine, che si lamentava con l'arbitro. E a un certo punto poi è arrivato Brock Lesnar, ovviamente tutti ce lo aspettavamo. È arrivato Brock Lesnar con la valigetta in una mano e nell'altra Pullman. No, nell'altra aveva una sedia. E subito lì mi chiedevo se ce n'era bisogno di usare quella di avere la valigetta, quella sedia. Bene. Per portarsi a casa il titolo. E poi ho scoperto perché ha portato quella. Guarda che non segue. Perché era stanco e voleva seguire. Era Stankovic. No, non era stanco, però fatto sta che c'è stata una bruttissima scenetta, ma non è piaciuta per niente. Pullman cade, Brock Lesnar si distrae perché Pullman cade e Seth Rollins lo colpisce, gli fa un colpo basso, lo colpisce, poi prende la sedia e la picchia addosso a Brock Lesnar. Quindi, come era prevedibile, non c'è stato l'incasso da parte di Lesnar della valigetta. Che cazzo va a incassare in Arabia? A far venire la rabbia alla gente, no? Direi che non mi è piaciuta comunque. Bene. Vogliamo proseguire, perché sennò se parliamo un quarto d'ora match. No, ho visto solo quello. Visto sta parlando solo di quello che ho visto. Wow. Ho visto l'inizio e basta, perché dopo non ho più avuto il tempo. Vogliamo parlare di Taker e Goldberg? No, io potevo anche guardare il pay per view. Ma se guardavo il pay per view, loro non vedevano la GMO domenica. Anzi, sabato notte. Quindi avete fatto bene. Infatti, visto, è arrivato sabato notte, guarda, perché non ha guardato il video. Qua la gente è in giro e alle 11 si trova un video. Io venerdì notte, venerdì sera, a posteriore pay per view, ho montato il video. Poteva guardare il pay per view, così il video lo vedevate domenica. Potevo montare anche qualcos'altro, però vedi, ho montato il video. Per il bene di tutti noi. Quindi per il bene di tutti noi, vorrei contarci anche Goldberg e Taker, che era il match che tutti attendevano. Allora, ecco, dopo un po' di ore che ero al computer a montare il video, ho detto fammi vedere a che punto sono. E se non mi sbaglio, c'era la Battle Royale a 50 uomini. Cioè, ho montato per un bel po', ragazzi. Ma ci sono stati. Cioè, quanto è durato? 3 ore e mezza, 4. Cioè, ho montato 3 ore e ho montato. Ah, quindi anche sì. Proprio... Ero tutto sudato. Ma neanche Sting. Sting quello dei Police. Sì, Sting. Okay. No, io lo so, magari gli amici a casa e anche amici lui, a casa non lo sanno, ma Sting dei Police è noto per raggiungere livelli di orari. Di durata anche fino a 8 ore, dice lui. Magari lo diceva 15-20 anni col fa. Col suo metodo tantrico. Il suo metodo scientifico. Però ecco. Adesso devi dircelo il tuo metodo. No, è un metodo suo che ha, arriva a 8 ore. Ah, ok, si morde la lingua. Un metodo del cacchio, visto che io posso anche arrivare a 10-12. Cambia metodo, Sting. Cazzarola. Quindi la Battle Royale, ho visto solamente i partecipanti che entravano e poi ho continuato a montare il video. C'è stata la gag di Titus O'Neil? No. Sì? Sì. Sì, è entrato e tutti a accompagnarlo. A tutti l'hanno accompagnato? No, nel senso, erano tutti sul ring e gli facevano segno di stare attenti. Così. L'hanno accompagnato con la telecinesi. Tutti e 50 l'hanno detto. Più o meno. E credo di aver visto il pezzo... Era la telecinesi perché erano in Arabia. Era la tele arabica. Credo di aver visto il finale con... chi era? Samoa Joe, Cesaro, colui che ha vinto, non mi ricordo neanche il nome. Un arabo. Ma non devi dirlo con questo tono dispregiativo. Non è dispregiativo, un arabo. Non lo conosciamo, è un arabo. Non facciamo questa. E comunque non ci possono fare battere da 50 uomini. E comunque, dai, veramente, stavamo tutti aspettando il match del. Mi parli del, allora, 50 partiamo, arabi. Partiamo benissimo, perché ragazzi, entrate. Ma ecco perché erano in 50.
perché erano in Arabia, no? C'era Alibaba, i 40 ladroni più i 10 del WWE. Vabbè. Bene, finalmente siamo giunti al main event, dai. Quello per cui gli arabi hanno tanto tanto pagato. Stiamo parlando di e per cui invece tutto il resto del mondo non avrebbe mai pagato una lira. Allora, di Undertaker contro Goldberg, le entrate molto belle, perché di Undertaker era addirittura accompagnato dai druidi, perché sapevano che con le torce accompagnato. E Goldberg, solita entrata, prende testate alla porta e si fa male, si fa male, poi entra. Allora, cosa dire del match? Tutti ne hanno parlato abbastanza male e anche noi stasera ne parleremo male. Ma anche i due interessati ne hanno parlato male. Il match inizialmente è partito bene, perché le due spear di Goldberg su The Undertaker ci stavano, sono uscite bene, è partito bene il match. Poi c'è stato... c'è stata la old school, dici? Sì. E il problema poi è stato quel colpo lì, quello sbaglio, quell'errore di Goldberg, che va a schiantarsi contro il paletto e probabilmente si becca una commozione, si commuove. Fosse stato anche l'unico errore di tutto il match, ma il problema è che è partito tutto da lì. Commozione cerebrale subita, da lì non è più stato in grado di riuscire a reggersi in piedi Goldberg, come diremmo noi. Già, non di Undertaker faceva capace. Fatiche, non ci posso credere. Abbiamo vinto, tre punti. Ha vinto Orton, Orton. No, non so cosa è successo, probabilmente un count out, però ha vinto Triple H. E quindi finalmente, signori, segnatevelo, perché il 12 giugno 2019 Pepino raggiunge i primi tre punti classifica. Finalmente. E rimane ultimo in classifica. La classifica ricomincia, quindi, la mia salita da qui, è la seguente: 21 punti Jack. Ha vinto anche la macchina, perché c'è la 1 anche la macchina. 12 perché? Punti. Perché la macchina? Perché Batista è la macchina. Chi l'ha detto? Batista è una macchina. Chi l'ha detto che Batista è la macchina? E non l'ha pronosticato nessuno. Diventa di conseguenza la macchina. Ma questa è bella. Ah, giusto. E gli altri di là? Hanno perso. E non c'è la macchina? C'è, ma hanno perso. Allora ha perso la macchina. Ma che vinto. La macchina era tre volte. I tre non pronosticati. Ho capito, ma non è giusto che la macchina. La nuova classifica prevede al primo posto Jack con 21 punti. Poi magari esci tu, cosa vuoi? 12 punti, e quindi nuova opportunità per me medesimo, che vi ricordo avere ancora la matriosca, cioè la possibilità di selezionare 7 superstar nel Royal Rumble match. A 5, 8 punti la macchina, che anch'ella avrà la sua opportunità. Ma perché dobbiamo andare dalla macchina? Abbiamo vinto noi la macchina. Ma cosa te ne frega? Non me ne frega perché la macchina va, perché deve andare avanti. Macchina va a gasolio. E finalmente tre punti per Pepino, che anche oggi non avrà un'opportunità, perché è solo la tre. Macchina, non ho capito io la macchina. Ascolta, hai rotto le palle tutta settimana, perché abbiamo detto che la macchina era a 4 quando era a 5. È lo stesso principio. Ma l'aveva vinto la macchina, avete perso tutti. Anche tu hai perso. Qua abbiamo vinto perché non ho capito. Ha vinto anche Batista, che è la macchina. Che quindi 5 più 3, 8. Altra opportunità anche per lei. Batista. Torniamo al Super Showdown. Insomma, commozione cerebrale di Goldberg. Il match è Vaschi Fio. Hanno rischiato veramente di farsi del male. Qua mi sento di dire ha vinto la macchina. Tombstone pericolosissima ai danni di Goldberg, ma la colpa non è solo di Undertaker, ma la colpa è anche di Goldberg, che appunto non si è aggrappato a The Undertaker e lì ha rischiato l'osso del collo. Ma soprattutto la colpa è di chi permette ancora a questi due di lottare in un ring. Bravo, bravissimo. Esatto. Poi oltre a questo c'è stata appunto la jackhammer, ma ormai Goldberg è... dopo aver subito quella botta lì al paletto non poteva più reggere tale peso, e infatti ha ceduto con le gambe e ha detto che è andato giù abbastanza male. Per fortuna non si è fatto niente, però ha rischiato anche lì.
Poi il match doveva finire probabilmente con un'altra tombstone, ma c'è stato un botch assurdo e Undertaker ha fatto una chop sulla McGolber, ma McGolber non riusciva neanche a saltare, invece infatti si è visto la fatica che ha fatto per fargli la chop e è finito così. Match bruttissimo, pericoloso. Avevo piano con le critiche, non criticarlo, non troppo, criticare Walter. Troppo, cioè, adesso anche lui ha la sua rispetto, età, perché rispetto per quel personale, perché la regia ci ha appena comunicato di criticarlo di meno, perché subito dopo il match Goldberg è svenuto, ma mi pare anche evidente che sia svenuto, avrà perso 7000 litri di sangue. Pertanto la fonte di tale notizia, il nostro carissimo amico Gianni Sannino, il quale ci dice criticatelo di meno. Io mi permetto semplicemente di dirti la mia opinione, ripeto, non avendo visto il match, non dovevano lottare, che poi tu non voglia capirlo o faccia finta di non vedere le cose ovvie, sono due ultra cinquantenni che hanno dato il meglio che potevano, mi sento in diritto di dover dire di mandarli in pensione. Io un match tanto bocciato come questo, erano anni che non ne sentivo parlare. Vabbè, ma come dicono qua, il problema è della tombstone. Certo, è svenuto per quel motivo. È svenuto perché non si reggeva più in piedi. C'è stato il colpo al paletto che lo ha tramortito, poi la tombstone lo ha devastato. Lo ha devastato. Ma la colpa è di entrambi, perché la tombstone si fa in due. Uno tiene l'altro e l'altro bella tiene questa. Quell'altro. La tombstone si fa in due. Vabbè, ma come tutte le mosse, cioè lui non può dar la colpa a The Undertaker e The Undertaker non può dar la colpa a Goldberg. Come il driver. È un pile driver. Devono tenerci entrambi. Come la jackhammer, scusami, hai ragione. E io dico, a una certa età, certe mosse non bisogna farle. Non bisogna neanche lottare. Probabilmente neanche i match bisogna più fare. Hanno foraggiato ancora, cioè, avevano avuto il coraggio che volevano farne un'altra, poi per fortuna che l'hanno bocciata, gli ha fatto la chokeslam. E poi un'altra cosa, cazzarola, l'arbitro dovrebbe, non so, chiedere, farsi avanti, chiedere a Goldberg se ce la fa andare avanti o cosa. Mi auguro che anche in Arabia avesse avuto il suo Cristo Santo, modo, dai, per sentire dalla regia, cioè, fermali. Io ho avuto paura per tutto il match. Fai un pin, ma possibile basta. Che McMahon da dietro, seguendo la cosa, non abbia urlato all'arbitro qualcosa di... Bah. Oh. Bah. Quindi sono del mio parere, McMahon, se queste cose le avesse fatte qualche altro lottatore, alla fine dietro di là le quinte li avrebbe massacrati. Siccome sono questi due, per me non gli ha detto niente, ha lasciato stare. Anche perché grazie a quei due si sarà portato a casa un portafoglio, esatto, pieno di soldi. Vabbè. E i soldi sono l'unico motivo per cui spettacoli atroci del genere continueranno ad esistere. Vedrete quanti ne vedrete nella GM Mode per soldi, ragazzi. Visto che abbiamo capito che ce ne servono adesso noi. Pertanto l'occasione mi è gradita come gancio per ribadirvi il calendario della settimana, che prevederà domenica la seconda parte della GM Mode, la marcia di avvicinamento a Vengeance. ICW One Night Stand. C'è la seconda parte di ICW One Night Stand. Per oggi è tutto. Vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video e di iscrivervi al canale Service Mesh se non l'avete ancora fatto. E quindi io vi saluto, non prima di avervi ricordato Instagram, Twitter, Facebook e Telegram. Io invece non ricordo chi sono, non ricordo chi sono loro, quindi lasciamo stare. Come se ne celebrava. Quindi esatto. Per oggi è tutto. Dall'artefice Jack, lo specialista Michel, e dal l'eremita Pepino. Alla prossima. Ciao belli. Ciao.